sarà probabilmente uno dei settori maggiormente colpiti da questa emergenza coronavirus, perché chiaramente non essendoci persone in circolazione che, insomma, che comunque vanno nei luoghi di lavoro o quant'altro, in gran parte faranno sì che l'utilizzo delle macchinette e della distribuzione automatica sarà molto più basso rispetto a una situazione di normalità, chiaramente non dappertutto, perché rimangono attivi quelli degli ospedali, di tutti quei presidi che in qualche modo sono attivi proprio per far fronte all'emergenza. Come abbiamo fatto per altri settori, vediamo qual è l'impatto. Abbiamo evidenziato 30 grandi imprese, non necessariamente sono tutte, abbiamo selezionato quelle che abbiamo ritenuto che sicuramente fanno parte del settore del vending a pieno titolo, nel senso che la gran parte del business sicuramente è specializzata e focalizzata su questa particolare attività. E abbiamo fatto l'analisi punto aggregata e viene fuori un quadro sicuramente interessante. Sappiamo che è un settore tutto sommato sicuramente sano, fatto da aziende sia di grandi dimensioni che di piccole dimensioni, distribuite su tutto il territorio nazionale. E questa rappresentazione di 30 anagrafiche complessivamente ha generato nel 2018 ricavi per 1,5 miliardi con un buon profilo economico, patrimoniale e finanziario, e in crescita rispetto al 2017 del ben 10%, quindi un valore sicuramente rilevante. Come vedete, sono distribuite, questo campione quantomeno è distribuito su tutto il territorio nazionale ed è fatto da imprese che sono in ottimo stato di salute. Vedete nella categoria negativi, e quindi uno score che include le imprese con qualche segnale di attenzione, ce ne sono soltanto 2 su 30, quindi il 6,77%. La simulazione che abbiamo fatto a livello di conto economico è molto semplice, cioè abbiamo ipotizzato che i ricavi al 2019 siano cresciuti del 5%, mantenendo il rimanente profilo economico, patrimoniale e finanziario identico a quello dell'anno precedente, quindi al 2018. Come vedete, la valutazione che ne emerge è assolutamente positiva. L'azienda con 1,5 miliardi, scusate, il gruppo, quindi che stiamo rappresentando, con 1,5 miliardi di ricavi, ha un utile del 3,4%, è sicuramente ben sopra il break-even, quindi con tutti i parametri in ordine. La simulazione che abbiamo fatto è quella di ipotizzare un meno 35% di ricavi sul 2020 e poi una ripresa piena nel 2021, quando appunto e si immagina che si ritorna esattamente a livelli di fatturato pre-crisi. Quello che emerge a livello economico, chiaramente questa contrazione, riducendo proporzionalmente i consumi, quindi tutte quelle voci di costo direttamente collegate al volume d'affari, quindi questa contrazione genera una perdita complessiva di 200 miliardi su questi 30 soggetti, quindi una cifra sicuramente importante, e chiaramente questo porta a un deterioramento del profilo economico. E dal punto di vista patrimoniale, lo vediamo molto rapidamente, abbiamo ipotizzato semplicemente una contrazione del circolante proporzionale alla riduzione del volume d'affari, quindi abbiamo ipotizzato che i giorni medi di incasso di pagamento dei fornitori, che chiaramente in questo business sono ben più alti rispetto a quelli dei giorni crediti e delle rimanenze, siano rimasti invariati tra un periodo e l'altro. L'impatto, come in questo caso, è una riduzione, no, delle disponibilità liquide per 100 miliardi, 100 milioni, scusate, quindi un valore sicuramente elevato. Vedete, la cassa disponibile a fine 2019, secondo la simulazione fatta, sarebbe stata di 313 milioni. A fine invece 2020, quindi tenendo conto di questo impatto, si sarebbe questa cassa ridotta di 100 milioni. E questo aspetto si vede molto bene dal rendiconto finanziario, che mostra, no, che comunque ci sarebbe questa riduzione del circolante operativo nel 2020 proprio per effetto di questa contrazione, e poi sostanzialmente una ripresa piena nel 2021. A livello aggregato, sembrerebbe che questo sistema di imprese così rappresentato in qualche modo potrebbe, no, far fronte a questa emergenza, chiaramente poi con delle necessità chiaramente di coprire dei fabbisogni finanziari sui singoli casi, che chiaramente nell'analisi aggregata non emergono. Si vede bene qui il profilo di rischio, cioè si parte dal 2018 con un profilo di rischio sicuramente positivo, siamo nell'area verde, e il miglioramento nel 2019 per effetto dell'ipotesi fatta, quindi della crescita del 5% dei ricavi. La flessione del 35%, quindi molto importante, ipotizzata per il 2020,
produrrebbe sicuramente un peggioramento, ma manterrebbe complessivamente il profilo economico, patrimoniale e finanziario di questo gruppo di imprese in area verde, anche se per pochissimo, e poi ci si vedrebbe una ripresa negli anni successivi.